venite, sedetevi nei piedi, all'ombra. E la chiami ombra questa? Entrate, entrate, stiamo per iniziare. Credo stiamo già iniziando. Come fai a saperlo? Lo sento dalle radici. Quelle sono le tue amiche, senza Dio. Veramente sto per iniziare. Inizia! Dell'architetto dell'agricoltura. Com'è possibile che un paese con poco terreno e poca acqua inventi soluzioni che possono nutrire tutto il mondo? Vi darò un esempio, la mia famiglia. Questo è mio fratellino, carino, vero? Però un po' testardo. Del resto come il resto della mia famiglia. Quattro generazioni di coltivatori testardi. Testardi? Noi testardi? Sei il nonno degli stati? Io sono tuo nonno. Sì, e sei testardo. Ok, lasciatemi raccontare. Il mio bisnonno, che è la persona più determinata al mondo, 800, la mia bisnonna, quando si mettono due visionari alla ricerca di trovare una terra da coltivare, qui pianterò tutte le verdure. Ma quali verdure? Qui crescerai qui. Ma papà, io voglio che le mie verdure crescano vicino al nostro. Un contadino deve poter abitare vicino al suo terreno. Senti, ma so che sei bambino. Allora? Ma qui non c'è acqua. Se non c'è acqua, la bruciamo. Sono i testardi, ti trovano sempre una soluzione, vero?